Sarebbe arrivata oggi un'indiscrezione clamorosa. Iniesta potrebbe andare alla Juventus. Me l'avessero detto 3 anni fa, avrei risposto: cosa vi mangiate per pranzo insieme alla droga? Però attualmente invece potrei, scusate per i capelli, regà, però veramente ho febbre, non è che mi sto a pettinare. Potrei tranquillamente crederci. Voi vi domanderete perché potresti crederci? Allora, partiamo da un presupposto importante. In questo momento storico, e non per quest'anno, ma per gli ultimi 2 anni, quasi tre, diciamo, la Juventus è storicamente più forte del Barcellona. Quest'anno ha fatto il double vincendo campionato e coppa e potrebbe fare anche il triplete. Qualora non riuscisse a fare il triplete, comunque avrebbe lo stesso fatto meglio del Barcellona, che non è riuscito a vincere la Coppa dei Campioni, la Champions League, che non è riuscito a vincere lo scudetto e potrebbe vincere solamente la Coppa del Re in finale contro, se non erro, l'Alaves. Per cui, diciamo che la Juventus in questo preciso momento storico è più forte del Barcellona. Poi, diciamo che vederlo come una cosa impossibile è sbagliato. Perché? Perché sono giocatori che sono passati da qui. E non parlo di Higuaín e Pjanic, che non è che fossero ste grandi bandiere, però è stata una cosa clamorosa anche quella. Parlo dei vari Khedira e Dani Alves. Cioè, quando si è sentito che la Juventus voleva prendere Khedira dal Real Madrid, tutti hanno fatto sì, ma quando mai? Ugualmente con Dani Alves, al Barcellona da tantissimi anni, simbolo del Barcellona, non andrà mai alla Juventus. E invece, ragazzi, sono delle piste che si sono concretizzate. Per cui questo fa capire come Marotta e Paratici riescano a trattare in modo assurdo, ma poi non siamo nuovi a queste cose. Cioè, il Napoli che lottava per la salvezza in quel periodo, prese Maradona dal Barcellona, il giocatore più forte del mondo, e riuscì a vincere lo scudetto portando Maradona al Napoli dal Barcellona. Cioè, ma ci rendiamo conto di ciò che sono riusciti a fare? Fra l'altro, Iniesta potrebbe essere un obiettivo importante, cioè c'è proprio il mondo e passa qui fuori, importantissimo per il centrocampo, perché ora la Juventus ha una buona stabilità di gruppo, senza dubbio, però il centrocampo per me è il reparto più debole rispetto agli altri. Che dire, è fortissimo, Pjanic è fortissimo, Marchisio è fortissimo, però di fortissimi ne conto tre. Cioè, diciamo così, manca secondo me il top player per eccellenza, perché Marchisio è un ottimo giocatore, cioè è fortissimo, così come Khedira e come Pjanic, però nessuno è il top player, nessuno è quello che rientra per me nei 5 o 4 giocatori migliori al mondo. Nei 10 sì, però nei 5 o 4 no. E Iniesta potrebbe essere il punto focale, il fulcro del centrocampo della Juventus del prossimo anno. Diciamo anche che io in questo video sto cercando di darvi proprio i motivi per cui potrebbe o non potrebbe andarci. La Juventus, per quanto ne so, punterebbe a prendere ancora due centrocampisti per questo mercato. Uno, giovane e fortissimo, ora si parla di Matuidi, si parla di che è Luis Gustavo, mi pare, si parla di Matic, si parla di questi giovani centrocampisti fortissimi, e un altro potrebbe essere un vecchio top player, e Iniesta potrebbe fare al caso della Juventus. Il prezzo non sarebbe secondo me nemmeno troppo alto. Perché dico ciò? Perché nel 2018 a Iniesta scadrà il contratto, quindi qualora Iniesta deciderà di non rinnovare il contratto perché vuole andare via, semplicemente il Barcellona sarebbe costretto a cederlo per non perderlo a parametro zero, perché mancherebbe solamente un anno di contratto. Motivo per cui il prezzo potrebbe scendere tranquillamente sui 15-20 milioni. Voi direte esagerato, perché attualmente Iniesta, ragazzi, c'ha anche 33 anni, per cui per me 15-20 milioni il Barcellona potrebbe accettarli per rischiare di non perderlo a zero. C'è una stagione se la fa senza Iniesta, ma tanto quelle dopo le fa lo stesso senza Iniesta, quindi almeno 20 milioni se li mette in tasca, 15-20 milioni. Fra l'altro, la Juventus ha una politica importante, ha la politica di puntare sugli over 30, cioè dai 30 anni in su, comunque amalgamandoli con parecchi giovani, però puntando soprattutto, facendo la forza della squadra con gli over 30. Parlo di Buffon, parlo di Chiellini, parlo di Barzagli, parlo di Dani Alves, parlo di Marchisio, parlo di Khedira, di Higuain, di Mandzukic, cioè sono tutti over 30. Forse Higuain ancora non li ha fatti, forse ce n'ha 29, forse ne ha fatti, ah, non ha fatti 30, mi sa. Comunque non lo so, però non me lo dite qua sotto, non mi importa, però tra questi comunque sono tutti praticamente over 30. Per cui la Juventus ha speso tanto, perché per Mandzukic ci ha speso 20 milioni, Khedira l'ha presa a parametro zero, però anche Dani Alves, però vabbè, no, vabbè, a parte ho detto una cazzata, perché comunque vabbè, Buffon è arrivato, Buffon ha speso tanto ma era giovane, Chiellini è arrivato per giovane, Barzagli a 500 mila euro, Dani Alves a zero, però a parte questo, oltre a questi giocatori che sono arrivati a parametro, qua ho detto una stronzata, io mi sono ripreso, scusate.
Comunque la Juventus ha il vizio di costruire le basi su over 30, amalgamandoli ovviamente con dei giovani di prospettiva, vedi Pjanic, Alexandro, Rugani, Caldara che arriverà, Dybala, e poi più o meno c'ha sotto contratto tutti i giovani d'Italia, vedi Paul Lirola, ce n'ha veramente tantissimi sotto contratto, per cui questo è un punto a favore importante. Però Iniesta potrebbe far parte di quella cerchia di giocatori ultra trentenni che farebbero la fortuna della Juventus. Fra l'altro ho scritto qualcuno, Juventino addirittura, che ha detto: prendere Iniesta a 33 anni non so quanto sarebbe buono perché è calato. Diciamo che Iniesta è il tipico top player che ti fa le stagioni da 9 in pagella de media, che però quest'anno è calato ed è sceso sui 7,8-7,9. Però ragazzi, se possono fare gli esempi con due giocatori importantissimi quali Xavi Alonso, che è passato dal Real al Bayern Monaco, e Pirlo, che è passato dal Milan alla Juventus stessa, che sono passati appunto dal loro 9 al loro 7,8 di media, e poi andando in un'altra squadra si sono ripresi addirittura salendo al 9,5 di media, perché Xabi Alonso e Pirlo, quando si sono trasferiti, hanno fatto delle stagioni, cioè una zanzara, hanno fatto delle stagioni veramente della Madonna, per cui questo potrebbe essere un ulteriore punto a favore. Fra l'altro, oggi o ieri Iniesta avrebbe smentito dicendo: non andrò alla Juve, cioè gli hanno chiesto andrà alla Juve, gli hanno detto no grazie. Però anche questo, ragazzi, non è da sottovalutare. Perché? Semplicemente perché Marotta e Paratici hanno sempre lavorato sotto copertura. Cioè, in senso, voi andate a vedere i vari Higuain, i vari Pjanic, i vari Dani Alves. A Dani Alves fece un'intervista, Mondo Deportivo se non sbaglio, o sì, proprio il Mondo Deportivo se non sbaglio, chiedendo proprio a Dani Alves: andrà alla Juve? E ha detto no, non c'è nulla sotto, non ho parlato la Juventus. Ugualmente Higuain, ugualmente Pjanic. Perché? Perché la Juventus fa tutto sottoterra, cioè quando è ufficiale la cosa la notizia esce fuori. Questo fa la Juventus, e attenzione perché non è una cosa da sottovalutare. L'ultimo punto invece di cui voglio parlare tenta a screditare questa opzione, semplicemente perché vi dico, è una bandiera, cioè Iniesta è una bandiera, è arrivato in cantera Blaugrana quando aveva, non lo so, pochissimi anni, comunque era nel 96, calcolate sono 21 anni, quindi aveva 12 anni se non sbaglio, 12 anni aveva, 21 anni che allena, che gioca nel Barcellona, è un ha 33 anni ragazzi, quindi ragazzi lui ha passato tutta la sua vita al Barcellona, e questo potrebbe essere un punto a sfavore per il suo passaggio alla Juventus, perché lasciare tutto dopo una vita al Barcellona, buttando nel water la riconoscenza per andare alla Juventus, non so quanto lo farà. Diciamo che Dani Alves c'è stato tanto al Barcellona, ma non ne era una bandiera, quindi non lo so. Fatemi sapere voi qui sotto cosa ne pensate. Come sempre qui sotto vi lascio il link del Maestro 2.0, che a prendere i pronostici è un fenomeno, però il gioco è vietato ai minori di 18 anni, quindi se non avete 18 anni non provateci nemmeno. Detto ciò, vi ringrazio come sempre per la visione. Se vi è piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace. In caso contrario potete lasciare un dislike. Buon shalalala e ci vediamo ad un prossimo video.